Allora, ringrazio molto, per me è un piacere comunque perché torno per l'università dove sono stato uno dei primi laureati dell'Istituto Corso di Laurea Storia nell'ormai lontano 1988, per cui è sicuramente un motivo di soddisfazione. Mi scuso per la voce, ma la sentiamo la direzione oggi perché ho voluto trovare stamattina e questo pomeriggio. Vi parlo delle trasformazioni di Milano negli ultimi 30 anni, però siccome a me le cose piacciono un po', mi sembra una prospettiva un po' lunga, in realtà parto dai Visconti, quindi un po' prima degli ultimi 30 anni. Perché? Perché secondo me è un po' difficile parlare di Milano senza avere presente quello che è il DNA milanese e lombardo, che è un DNA in realtà di lunghissimo periodo. E sostanzialmente da quando la Lombardia finisce dopo appunto l'esperienza dei Visconti con la propaggine degli Sforza, finisce di essere rilevante dal punto di vista politico, diventa un nano dal punto di vista politico, tra l'altro si trova divisa con una parte a Oriente che finisce sotto Venezia e l'altra Occidente che finisce prima sotto l'Asburgo di Spagna, poi sotto l'Asburgo d'Austria, quindi diventa sostanzialmente un'area periferica dal punto di vista politico, ma è e continua a essere, lo sarà per tutta l'età moderna, un gigante dal punto di vista economico, è una delle aree più sviluppate e più progredite d'Europa. All'interno di questo discorso, gli enti locali di Milano è un caso veramente emblematico da questo punto di vista, cosa fanno? Scambiano la fedeltà e il pagamento delle tasse, peraltro poche, perché ne pagano molto poche alla fine, prima del catasto teresiano, con che cosa? Con la possibilità di controllare e di dominare l'economia della società locale. Dico non a caso la società perché mettono in piedi da subito un sistema di welfare assolutamente che via in tutta Europa, basta pensare all'ospedale Maggiore alla Capranda dove adesso c'è la sede dell'università, ma non solo quella del confraternita, dell'assistenziale, dell'istruzione. Quindi viene fuori una realtà molto particolare che tra l'altro guarda molto di più al nord dell'Europa, a quella che è la città delle Alpi, perché sono le aree con cui ha le relazioni culturali e commerciali più intense e che è assolutamente gelosa delle proprie prerogative. Da questo punto di vista esemplare, quando si è tutto il dibattito in vista più o meno dell'auspicata o no unità d'Italia, i Lombardi, a cominciare da uno dei pensatori più influenti, il dottor Riccardo Cattaneo, sono assolutamente per la soluzione federalista e non per una soluzione che vede invece poi uno stato centrale sul modello francese come quello che viene fuori. Tra l'altro quest'idea, questi caratteri, si rafforza la comunità in maniera assolutamente clamorosa, emerge da subito una contrapposizione rispetto a Roma, che diventa la capitale a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, dove Roma è l'ora del potere politico, dei misteri, di chi sostanzialmente non fa molto, mentre Milano diventa che cosa? La capitale morale italiana e ovviamente, questo nessuno lo mette in discussione, la locomotiva economica finanziaria del paese, perché diventa la città più importante dal punto di vista industriale insieme a Torino e Genova e la capitale finanziaria, dove arrivano le grandi banche, dove arriva la borsa, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è anche, continua ad essere anche oggi, e questa è una delle caratteristiche fondamentali di Milano, l'unica vera città internazionale che c'è in Italia. Se uno guarda l'Italia, si guarda anche le altre città, guarda quello che c'è e quello che non c'è, l'unica città che ha una dimensione internazionale, nonostante sia piccola, perché lo vedremo, Milano oggi ha 1.300.000 abitanti in Italia, è Milano. Quindi c'è una contrapposizione forte, per cui lo Stato centralistico, tra l'altro lo Stato unitario, in particolare, viene visto come un inciampo da tutti i punti di vista, soprattutto per la burocrazia, però pensa che sia adesso che la gente si lamenta della burocrazia, in realtà i milanesi lo fanno da subito, un caso molto divertente è quando nasce la municipalizzata dell'energia elettrica, che in teoria per la legge italiana non potrebbe fare le dighe che fa in Valtellina, dicono ma questa è una boiata perché dobbiamo fare le dighe, ci serve la corrente, dicono facciamo le dighe tanto ora che questi capiscono che l'abbiamo già fatta, lo possono tirare giù le fanno e arrivederci. Ma Milano è veramente, sicuramente dal punto di vista politico, un laboratorio vivacissimo, sostanzialmente tutti i movimenti che non vedono benissimo o un po' storto lo Stato centrale per motivi diversi, momenti contestativi nascono a Milano, lasciami
Milano il Partito Socialista, nasce a Milano il Partito Nazionale Fascista, nasce a Milano la Lega, quindi Milano dal punto di vista lì è un laboratorio straordinario. Ma è anche una città alla cui identità, e vale anche per la Lombardia, nella definizione se dovesse pensare all'identità milanese lombarda, negli anni 60 è uscito un libro molto bello che era intitolato La Lombardia, un pericolo di civiltà, è una civiltà dove la dimensione economica, da un lato, e la società locale dall'altro, hanno un peso rilevantissimo. Ma non solo hanno un peso rilevantissimo all'interno, c'è da sempre una volontà mostruosa di manifestarlo all'esterno. Allora adesso a Milano c'è l'Expo, ma il discorso dell'esposizione e di fare vedere quello che è Milano, la Lombardia, i successi che ha raggiunto dal punto di vista economico-sociale all'esterno, inizia molto prima dell'Expo. C'è la grande esposizione industriale del 1881, c'è l'esposizione del traforo del Signore del 1905, che è un'esposizione internazionale. I milanesi si inventano, dopo la prima guerra mondiale, quella che di fatto diventa un'esposizione permanente delle eccellenze economiche milanesi lombardi, che è la fiera, che oggi è la più importante fiera al mondo, insieme a quella di Francoforte. Quindi questa dimensione di rappresentarsi all'esterno, dove l'economia e la società locale sono fondamentali, è un dato di lunghissimo periodo. Allora, cosa succede in tempi più vicini a noi? Allora, voi avete visto quello che è successo nei decenni precedenti, negli anni del miracolo economico. Ve lo ricapito brevemente perché ci sono dei cambiamenti che sono rilevantissimi rispetto a quello che succede dopo. Allora, il primo discorso che vedete qui riguarda la demografia. Penso che il professor Granata vi abbia fatto vedere quello che succede a partire dagli anni 50 a Milano, che si siamo avuti dal punto di vista demografico. Milano passa da 1.276.000 abitanti nel 1951 a 1.730.000. Cioè la popolazione milanese aumenta praticamente di mezzo milione di abitanti nel giro di 20 anni. Ovviamente, questo è altrettanto noto, non è che aumenta perché i milanesi come coniglia iniziano a fare 20 figli a testa, ma aumenta soprattutto per i momenti migratori. Allora, emigrano a Milano centinaia di migliaia di persone, vedete il saldo del momento migratorio, dell'andamento, da tutta Italia. In realtà uno pensa sempre, perché c'è in mente poi Visconti, figli di Rocco, suo fratello e compagnia, all'immigrazione meridionale. In realtà la grande migrazione degli anni 50 è un'immigrazione che arriva dalle aree depresse del nord Italia, in particolare dal Veneto. È negli anni 60 che poi inizia la grande migrazione dal sud dell'Italia, senza peraltro che a Milano, pur con i problemi che ci sono nelle periferie, succeda nulla di neanche lontanamente paragonabile a quello che succede a Torino a Roma. Se no, a vedere le periferie di Roma e quelle di Torino e quelle di Milano, capisci che anche da quel punto di vista la storia è stata un po' diversa. Cambia la faccia di Milano. Questa immagine interessante perché vi fa vedere tra il 51 e il 71, fatto pari a 100 la popolazione del 51, di quanto aumenta la popolazione della regione di Milano. Questa più piccolina, che è 100 per popolazione, era 100 nel 1951 e 45 nel 71, quindi si dimezza la popolazione del centro, dell'ipercentro di Milano. Le altre che sono di più, qui vuol dire 300, 250, quindi che triplica o che raddoppia, sono ovviamente le aree periferiche, dove vanno a localizzarsi gran parte degli emigranti che arrivano a Milano. Nella zona sud di Milano, quindi Grado Soglio soprattutto, la Valle, eccetera, poi nella zona invece della Tolisa dall'altra parte. Comunque è una crescita che lo vedete se voi guardate i colori, la crescita più forte, questo è il percentro, questa è la cerchia, le Bassoni avviene fuori dalla Milano storica, fuori dai bastoni, e quindi in quelli che una volta si chiamano i Corpi Santi e che vengono poi assorbiti da Milano già a partire dagli anni 70 dell'Ottocento. Quindi cambia anche il discorso della distribuzione della popolazione. Ovviamente questo movimento di crescita di Milano va anche di pari passo con che cosa? Con un edilizio. Allora dal punto di vista edilizio, vedete, chi ha studiato queste cose evidenzia chiaramente che ci sono delle fasi molto diverse. C'è una prima fase sostanzialmente dalla fine della guerra all'inizio degli anni 50, dove gran parte dell'attività è quella di riparazione dei danni molto ingenti. Tenete presente che Milano, dopo Rimini, è la città d'Italia che ha più danni
i metri quadri di quei distrutti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, e quindi c'è il discorso della riparazione dei danni, a partire dal 54, che coincide non a caso col primo decennio del bilancio economico, c'è il primo ciclo edilizio. È un punto costruttivo molto forte, perché si costruiscono quasi 44.000 varie di abitazione all'anno. Un periodo che era stato di forte crescita, che era stato quello del periodo fascista tra 27 e 37, lo vedete, la crescita era stata di circa 30.000 all'anno. Ma nel decennio successivo, cioè dal 64, dal centro-sinistra sostanzialmente al primo shock petrolifero, la crescita è ancora più forte. Ancora più forte perché c'è di mezzo, comunque, alla fine del periodo, una delle solite sanatorie italiane, c'è la famosa legge Ponte, che consente in realtà di costruire anche quando non si potrebbe più, per cui c'è chi ne approfitta presentando le domande di costruzione che poi verranno fatte dopo. Quello che si vede però chiaramente è il crollo che c'è a partire dagli anni 70. A partire dagli anni 70, passate da una situazione dove si costruivano oltre 40.000 bagni all'anno, ho la situazione in cui se ne costruiscono meno di 14.000. E tra l'altro questo si deve in gran parte al disimpegno progressivo di quello che era stato il maggiore edificatore in questi decenni, Casale Comune, Casale Pizza Popolare, erano stati privati. Milano era la città italiana dove c'era la quota maggiore di costruzioni di edilizia popolare convenzionale. Perché c'è questa contrazione? C'è questa contrazione perché a partire dall'inizio degli anni 70 Milano cambia completamente faccia. Allora, la prima cosa che si vede clamorosa è il crollo demografico. Allora, Milano è l'unica città, l'unica metropoli europea che ha perso abitanti rispetto agli anni 70. Allora, Milano, lo vedete lì, tocca il massimo della sua popolazione nel 73, quindi quando arriva il primo shock petrolifero con 1.743.000 abitanti, oggi ne ha 1.337.000. Milano ha praticamente quasi mezzo milione in meno di abitanti rispetto a quelli che aveva nel 1973. Quindi non è che perde un po' di popolazione, è un torna sostanzialmente, arriva almeno nel 2002, ha praticamente nel 2002 gli stessi abitanti che ha nel 1951. Prima del miracolo economico e del mondo. Quindi è un tracollo demografico. Il tracollo demografico si deve sostanzialmente a due cose. La prima, che abbiamo visto prima, nel grafico sui movimenti migratori, che si esaurisce di fatto la grande ondata migratoria italiana verso Milano. Ne inizierà un'altra, torniamo ancora un attimo, a partire dagli anni 80, ma ha delle caratteristiche completamente diverse. Dall'altro, un sacco di milanesi iniziano a abbandonare Milano per andare a stare nei comuni limitrofi. Nei comuni limitrofi perché? Perché si pensa che la qualità della vita sia migliore, poi tutto da vedere, perché se poi uno deve farsi un'ora e mezza in coda per entrare a Milano, un'ora e mezza per uscire, la qualità della vita migliore non ce l'ha forse quando dorme, ma quel punto lì non è un grande vantaggio. Ma invece il vero motivo è che i prezzi degli immobili sono più bassi. E quindi si va ovviamente fuori Milano per motivi economici, ma questo determina tutta una serie di problemi a Milano, non ultimo dei quali è che ogni giorno entrano a Milano venendo da fuori 300.000 macchine. È per una città che è piccolissima, perché Milano è piccolissima, deve sempre ricordarlo, dall'uomo arrivare a Sesto San Giovanni ci sono in linea d'aria neanche 7 km, quindi è una città minuscola, ovviamente non è in grado di reggere l'impatto di un traffico di quel tipo. Cosa succede quindi? Milano perde popolazione perché la gente se ne va, ma perde popolazione anche per un altro processo che interessa tutta l'Italia, adesso complesso in modo diverso e diluito nel tempo, perché gli italiani iniziano a fare meno figli, prima ne fanno ancora qualcuno, a partire dagli anni 90 Milano finisce come gran parte dell'Italia sotto quello che i demografi chiamano il tasso di rimpiazzo, cioè che è sostanzialmente 1,9 figli per donna, che è il numero di figli che bisogna fare perché la popolazione non diminuisca. Milano ci va abbondantemente sotto, l'Italia oggi ha 1,2 figli per donna, quindi abbondantemente sotto. Cosa vuol dire? E vuol dire molto banalmente che se guardate il movimento naturale della popolazione sono più morti dei nati. Milano non perde popolazione
per un fatto che è sotto gli occhi di tutti. A partire dagli anni 80, ma soprattutto dagli anni 90, inizia un nuovo movimento migratorio verso Milano, che però non ha più niente a che vedere con i movimenti migratori degli anni 50-60. Perché non ha più niente a che vedere? Perché chi migra non sono più italiani, non sono più. Una parte, un po' pochi, sono ancora italiani e vengono soprattutto da sud, ma gran parte di quelli che vengono a Milano sono stranieri. Sono stranieri e, secondo l'ultimo censimento del Comune di Milano, alla fine del 2014, gli stranieri regolari a Milano erano quasi 250.000, quindi vuol dire quasi il 20% della popolazione residente. Quindi anche da questo punto di vista Milano cambia completamente faccia. Perché? Perché inizia a essere una città dove un quinto della popolazione non è più italiano. Può sembrare poco, ma non è così, perché non è distribuito in modo omogeneo sul territorio cittadino. Se voi andate nelle periferie di Milano, ormai ci sono un sacco di classi elementari in periferia a Milano, dove c'è un italiano e 20 bambini stranieri, tre italiani e 17 stranieri, per cui è un cambiamento veramente significativo e difficile da gestire. E anche il cambiamento, comunque, che lo vedete subito, ha impedito a Milano di perdere ulteriormente popolazione. Se non ci fossero stati i 250.000 stranieri, oggi la popolazione di Milano sarebbe meno di quella che c'era nel 1950. E quindi hanno avuto, da questo punto di vista, una funzione positiva. Quindi cambia faccia Milano dal punto di vista del traffico, ma cambia faccia anche da un altro punto di vista, ed è quello su cui mi soffermerò maggiormente. Finisce la Milano industriale, la città delle grandi fabbriche. Anche se va detto, la gente tende a sottovalutare questo fatto, l'esperienza delle grandi fabbriche in Italia, lo vedremo, è stata molto limitata. Ha avuto un grande impatto anche cinematografico, scenografico, quello che vi pare, ma è durata sostanzialmente 50 anni, neanche. Allora, cosa succede a Milano? Tra l'altro questo è un processo che riguarda tutte le grandi città industriali europee, non è Milano che è così. Adesso così in Germania si è deindustrializzata la Russia, si è deindustrializzato Bilbao, cioè gran parte delle grandi città industriali del Novecento non sono più città industriali. Allora, il primo dato da cui si vede questa deindustrializzazione ovviamente riguarda, se voi pigliate i censimenti, gli addetti industriali. Di nuovo, gli addetti industriali a Milano toccano il loro picco nel 1971, quindi alla fine dei due decenni del miracolo economico, quando a Milano sono quasi 400.000. Allora, dopodiché, lo vedete lì, inizia un calo progressivo e inarrestabile, dove tra l'altro Milano si comporta molto peggio del resto della Lombardia. Cosa vuol dire? Lo vedete lì, tra il 71 e il 91 sostanzialmente gli addetti industriali a Milano si dimezzano, ma la provincia di Milano perde solo il 23% degli addetti industriali, la Lombardia solo il 6%, resta praticamente dove era. È Milano che perde tantissimo. Nel 2001 sono 120.000 e il comparto dei servizi aveva già 730.000 occupati. Nel 2011, se mettete insieme il manufatturiero e anche le costruzioni, siete scesi sotto i 100.000 addetti, a fronte di un totale cittadino occupato che è 773.000, quindi la grandissima parte è ormai nei servizi. Allora, questo discorso ha un impatto mostruoso sulla città. Perché ha un impatto mostruoso sulla città fisica? Perché il fatto che spariscano nel giro sostanzialmente di 20 anni non solo le grandi fabbriche, ma anche una gran parte di quelle che erano medie unità produttive, fa sì praticamente che si liberino all'interno della città milioni di metri quadri di aree industriali da dismettere e da riutilizzare. Perché? Perché il discorso, come vedete qui, non riguarda solo le aree più note a tutti, che sono quelle delle grandi fabbriche, la Bicocca, dove c'era la Pirelli, adesso c'è l'università, Monte City, dove c'era la Redaeglia, la Montezza, adesso c'è Sky, è un quartiere più o meno finito, ma riguarda anche tutta una serie di impianti di dimensioni più piccole, attenzione, dove è più piccolo, però per la Milano degli anni 50 e 60, la Lago Marsiglia,
Pasquino, la Lesa e compagnia, sono imprese che hanno centinaia di addetti, non sono imprese che hanno 10 addetti o 15 addetti, ne hanno 900, 800, 700. Allora questi spariscono e quindi avete una grandissima quantità di terreni da utilizzare. Allora, il problema è cosa fa il comune di Milano di fronte a quello che è un cambiamento epocale. Perché un cambiamento epocale? Perché a partire dagli anni 70, nel giro di poco più di 30 anni, vengono dismesse e in parte riutilizzate 7 milioni di metri quadri. Per avere un'idea, è il 4,5%, quasi il 5% della superficie comunale urbanizzata. È una fetta di città enorme, non è una roba piccolina, è una roba enorme. Allora, nonostante l'evidenza che già a partire dagli anni 70 si vede che Milano sta cambiando faccia, il comune non affronta il problema in modo sistematico. Tant'è vero che per assistere alla promulgazione da parte del comune di un documento pratico operativo sulle aree dismesse bisogna attendere il 1989. Quindi passano praticamente da quando inizia il processo di dismissione quasi 20 anni. Questo documento, lo vedete, fa riferimento a una parte soltanto delle aree industriali da riconvertire, per neanche 460 ettari, quindi non è una superficie enorme. In quest'area qui, tra l'altro, ci sono anche l'area della Pirelli, dove nascerà poi l'Università di Bicocca, e anche quella della Montecatini di Borsenchio. Perché? Perché in realtà il Comune già nell'87, prima di promulgare il piano direttore, il documento direttore, aveva fatto delle varianti al piano regolatore che riguardavano l'area di Bicocca da una parte e l'area di Borsenchio dall'altra. Allora, le cose iniziano a cambiare in maniera più significativa quando? A partire dagli anni 90. Perché? Perché c'è una legge nazionale del 92 che prevede lo strumento dei piani di riqualificazione urbana, perché ormai si capisce che la deindustrializzazione è una cosa che sta riguardando non solo Milano, ma tutte le più importanti città industriali italiane. E di fatto cosa prevedono questi piani di riqualificazione urbana? La presentazione di progetti che si riferiscono a parti della città che vanno riqualificate, ma cosa fondamentale, svincolati dal piano regolatore vigente, sono fuori dal piano regolatore. Perché? Perché basta per realizzarli che si rispettino i criteri che le varie amministrazioni fissano. Allora, quando partono questi piani di riqualificazione urbana, la situazione a Milano è molto fluida. Stiamo parlando, guardate quanto tempo è passato, siamo alla fine degli anni 90. Perché è molto fluida? Perché in realtà un'area enorme, quasi 2 milioni di metri quadri, stava già subendo delle modifiche profonde già a partire dall'87, quando il Comune aveva fatto le varianti del piano regolatore, ed era appunto l'area di Bicocca da una parte e l'area di Montesiti dall'altra. Ma queste varianti al piano regolatore nel frattempo erano state estese ad altri due pezzi della città significativi. Il Portello, dove viene costruita una nuova parte della fiera, quella che adesso è fiera Milano City, e Bovisa, dove va una parte del Politecnico, dove si inizia a costruire lo sdoppiamento, il secondo polo del Politecnico. A questi interventi che erano accennato si aggiungono progetti, lo vedete qui, per quasi 2 milioni di metri quadri. Sono i 5 piani di riqualificazione urbana che vengono varati alla fine degli anni 90. Quelli più grossi, lo vedete, riguardano un pattino dove c'era la Maserati, dove c'era l'Innocenti e la Maserati, sono quasi oltre 600.000 metri quadri. Quello dove c'era la Finalluglia Qualizzi sono altri 450.000, poi altre realtà più piccole tipo il Tecnomaso, Mauro Veri, Piazzale Lodi, l'Esca, Lorenteggio e l'Oeoghe, proprio le Lodi. Quindi altri quasi 2 milioni di metri quadri. Un'altra svolta arriva, ed è l'ultimo pezzo, col programma integrato di intervento. Perché? Perché finalmente il Comune di Milano capisce che il problema è veramente rilevante e nel 2000 viene presentato il documento di inquadramento
delle politiche urbanistiche che prevede quelli che vengono chiamati i programmi integrati di intervento. Allora, questi programmi integrati di intervento individuano nel 2000 9 grandi aree da ristrutturare all'interno di Milano, che hanno caratteristiche diverse però, perché per due di queste sono 3 grandi ex aree industriali e sono Bicocca, dove c'era la Pirelli, Via Adriano, dove c'era la Maglia di Marelli, e Montesiti, dove c'era appunto la Montecatini e dove c'era la Verani. Però Bicocca e Montesiti, l'abbiamo già detto, era da anni che erano oggetto di trasformazione. Ma queste ex aree industriali si affiancano delle porzioni di città che sono da tempo in attesa di una sistemazione. Il caso più clamoroso e evidente è quello del Garibaldi Repubblica, che è quest'area enorme in centro, praticamente ormai a Milano, dove c'è stato il circo delle Varesine per un sacco di anni, c'era sta cosa vuota, dove non si capiva bene cosa dovessero fare. Alla fine è arrivato Manfredi Cattella, che ha capito benissimo cosa doveva fare, soprattutto per guadagnare un po' di soldi, e ha fatto il grattacieli e tutto quello che voleva. Quindi c'è il Garibaldi Repubblica, c'è la Luisa dove è iniziato a dare il Politecnico, c'è l'ex stazione di Porta Vittoria che viene dismessa per un altro spazio enorme, e poi ci sono due aree dove si sta demolendo quello che c'era: la vecchia fiera in centro a Milano, anche lì dove verranno costruiti edifici residenziali, e l'ex istituto del Museo Teramico. Quindi sostanzialmente queste qui sono le aree. Questa qui è Luisa, questa è la Via Marelli, Medinarelli, Bicocca, questa è Garibaldi Repubblica, Montesiti, Porta Vittoria, Siero Terapico, la Fiera. Quindi, vedete, sono disseminate in giro per Milano. Però questi programmi, lo vedete, prevedono anche la possibilità di presentare dei progetti per aree più piccole. Quindi non ci sono solo i grandi progetti, dove tra il 2000 e il 2008 vengono presentati 147 progetti. Allora, alcuni di questi, appunto tipo quello della Marelli di Adriano, è un'area molto grande, sono 300.000 metri quadri, ma ci sono anche dei progetti molto più piccoli. Chi passa via le campagne, adesso c'è il Museo del Fumetto, dove prima c'era la Motta, che è stato recuperato e trasformato. In Viale Fulvio Testi c'è il Museo Tartivo del Cina, dove c'era una figura tabacchi che stanno costruendo residenze universitarie, dove c'era la cantiera Binda sul Naviglio Pavese, c'è il residenziale e loft, dove c'era la Carlo Erba in Maciachini, è nato tutto un quartierino, il Maciachini Business Center e compagnia. Quindi ci sono stati tanti interventi che in parte hanno cambiato la situazione. Però quali sono i problemi che ci sono? Allora, gli interventi che sono stati fatti hanno un elemento positivo. L'elemento positivo è sicuramente, lo vedete lì, che si è cercato di regolamentare meglio rispetto al passato e all'inizio, soprattutto riducendo il discorso della densità edilizia e anche gestendo meglio il discorso della cessione dei suoli pubblici. Però qual è il problema? Che sono stati usati sostanzialmente gli stessi criteri, le stesse direttive, in parte della città, che erano anche molto diverse tra di loro. Ma soprattutto questo discorso di recupero e di interventi è andato avanti a macchia di leopardo, senza che ci fosse un disegno strategico complessivo. Cosa è successo? È successo un problema, su cui tornerò alla fine, che è uno dei problemi più grossi di Milano oggi, che è la riutilizzazione degli spazi che sono stati lasciati liberi. Non è andata in direzione della promozione di nuove funzioni urbane, diventasse qualcosa di nuovo che potesse servire a Milano per reggere la competizione che Milano deve sostenere a livello europeo. Cioè, banalmente a Milano non c'è stato nulla, tipo il Museo di Gheri a Bilbao, che ha risegnato Bilbao completamente, l'ha fatta diventare da una città di ciminiere inquinate una delle mete turistiche più importanti d'Europa. Non c'è stato nulla di questo tipo. Perché? Perché quello che è successo sostanzialmente su gran parte di queste aree abbandonate
dalle imprese industriali e che si è assistito a che cosa? A un proliferare più o meno incontrollato di residenze, di abitazione e di uffici, con una saturazione inevitabile del mercato in tutte e due le direzioni, ma per quanto riguarda gli uffici ancora più che per quanto riguarda le abitazioni. Non c'è dubbio, da questo punto di vista, la Pirelli Bicocca, dove sono io a insegnare, è un caso emblematico, ma anche, come vi dicevo, un caso del tutto particolare, perché sia per le dimensioni dell'area di intervento, perché è un'area enorme, è una delle aree dismesse più grandi che c'è a Milano, ma soprattutto perché abbiamo visto gli interventi a Bicocca iniziano prima di tutta questa regolamentazione che inizia all'inizio degli anni 90. Perché? Perché già nel 1987 si prevede una variante al piano regolatore del 1980 che prevede che cosa? Lo vedete? L'insediamento di un nuovo insediamento che dovrebbe essere terziario, dico terziario di ricerca di produzione molto grande, 421.000 metri quadri, 66.000 metri quadri di residenziale, quindi non una roba spaventosa, 190.000 metri quadri di servizi pubblici. Allora, questa cosa in teoria è molto bella, però cambia subito, come tutte le cose molto belle a Milano. Perché? Perché il problema è che i suoi a Milano valgono oro. Nell'età preindustriale dicevano che l'ombra dei gessi era l'ombra dell'oro, invece adesso sono i terreni urbani che sono oro, perché ovviamente consentono, se uno costruisce, di guadagnare delle cifre enormi. Tant'è vero che vedete, già due anni dopo, la superficie che si vuole destinare a residenziale è più che raddoppiata rispetto al progetto originale. Rimane quest'area un po' nel limbo finché nel corso degli anni 90 cosa succede? Si decide di realizzare alla Bicocca, invece che a Porta Vittoria, dove c'era il macello e dove doveva in realtà andare, la nuova sede dell'università. Allora, arriva una legge che si deve avere in guerra, allora il ministro dell'università, che sostanzialmente vieta l'esistenza di megatenei, cioè gli atenei che hanno più di 100.000 studenti, e quindi obbliga di fatto a dividersi in più atenei e gli atenei troppo grandi. Si divide Milano e nasce appunto, rimane più un pezzo, nasce la Bicocca, si divide la Sapienza, arriva Roma 3, tutti gli atenei più grandi sono costretti a dividersi. Quindi dice, vabbè, qui c'è questa grande area, ristrutturiamo, riconvertiamo quello che era industriale per l'università. Per l'università un intorno comunque un salto di residenza. In questo discorso la cosa che succede, come avviene quasi sempre a Milano, che quei 190.000 metri quadri di servizi pubblici che la viscono per andare a chiedere dove sono finiti, perché veramente dal punto di vista dei servizi pubblici c'è poco niente. Tra l'altro viene anche costruito un nuovo teatro, che è il Teatro degli Arcimboldi, che serve quando, soprattutto nel 2002, viene chiusa la Scala per il lavoro di restauro per fare il progetto di Bocca, e quindi la stagione della Scala passa agli Arcimboldi, che ancora oggi funzionano come teatro, ovviamente a un livello meno prestigioso della Scala. Cosa succede qui? Che lì in Bicocca nasce un quartiere molto edificato, cioè c'è una densità abitativa fortissima, tant'è vero che l'indice che viene riconosciuto poi di edificabilità territoriale nell'87 è più che doppio rispetto a quello di Montesini. Quindi c'è un sacco di residenza. C'è un quartiere dove non c'è verde, di fatto l'unico verde che c'è è la collina dei ciliegi, la contadina dei ciliegi, che ha una storia molto particolare, che è questa molto italiana, perché è una collina che ha questa pendenza dove va bene per fare free climbing forse, ma soprattutto è una collina che viene fatta furbescamente all'inizio con materiali di scavo dell'area, che ovviamente sono contaminati per un'area industriale che nessuno bonifica, per cui viene fuori un casino quando arriva la collina e rimane chiusa per anni perché devono bonificare la collina che era stata fatta con materiali non bonificati. Stessa storia che sta succedendo adesso a Montesini. Sono accorti che forse andava bonificato prima di costruirci sopra tutto quello che ci hanno costruito, visto che c'era soprattutto industrie chimiche che sono ovviamente strainquinanti. Quindi c'è poco verde, spazi pubblici ancora meno, e soprattutto non c'è
nessuna interconnessione col quartiere che c'era intorno, non c'è niente, cioè questa roba piantata in mezzo. Gregori, che è il grande genio che ha realizzato questa roba, quando per esempio gli hanno fatto presente come mai aveva fatto questa roba di coca con così poco verde, ha detto che nasce il Parco Nord a un chilometro dal Parco Nord, quindi questo per capire la logica. Ovviamente è stato un grandissimo affare per Mattarelli, che aveva i terreni, che ha costruito e così via. Allora, qual è la cosa però che colpisce se uno va in bicocca? E colpisce particolarmente in bicocca è il discorso che in bicocca si vede fisicamente della cancellazione della memoria industriale di Milano. Cioè, bicocca era, cioè, la città operaia d'Italia. Tra bicocca e Sesto, che era attaccato, arrivano a esserci nel pieno del boom economico più di 30.000 operai. Quindi stiamo parlando di una città industriale. Allora, di questa roba qui, cosa è rimasto oggi? Una torre di raffreddamento dell'acqua, che peraltro non si vede perché il buon Tronchetti ci ha fatto intorno del porta della Pirelli, per cui la torre è dentro, e se uno non sa che è dentro, non la vede, non se ne accorge. E la mia bicocca, che è l'unica cosa sensata che il Tronchetti medesimo ha fatto per la cittadinanza, perché ci ha fatto dentro un grande museo d'arte contemporanea, gratuito, cosa rara, e quindi di questo gli va dato. Però non è rimasto niente, anche la Fondazione Pirelli, che appunto nasce con l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare l'archivio, che è immenso, da Pirelli, perché c'è un archivio veramente sterminato dal punto di vista iconografico, dal punto di vista dei materiali, che c'è, cosa è successo? Che ha fatto praticamente la sede della Fondazione dell'archivio dentro l'area che è ancora chiusa, c'è una parte che è rimasta della Pirelli dove di fatto non si può entrare, quindi è molto facilmente accessibile e la gente lo sa neanche che c'è, quindi è lì, però quelli che la possono usare sono in punto. Va detto che però questo discorso della cancellazione del patrimonio industriale di Milano, all'interno di questo discorso Pirelli e l'area di Coca non rappresenta certo un'eccezione, perché se va a vedere quello che è successo a tutte le aree industriali milanesi dismesse e riconvertite, si rende conto che non è rimasto proprio niente del patrimonio industriale. Al massimo si è conservato qualcosa tipo il cameo lì della caverna, hanno tenuto la ciminiera totalmente decontestualizzati in mezzo a tutta questa roba che hanno fatto, che non si capisce neanche perché l'hanno tenuta, che però non serve a granché. Allora, questo discorso della cancellazione della memoria industriale è un discorso complicato. Perché? Perché è un discorso dove non c'è di mezzo solo il discorso che è costretto di dare i mobiliaristi a destra e a sinistra, c'è anche di mezzo un discorso politico rilevantissimo. Allora, non c'è dubbio che se uno vede le cose anche a livello mondiale e complessivo, la cancellazione del patrimonio industriale a Milano risponde a che cosa? Se ci fosse uno psicanalista, vi direbbe che i milanesi vogliono rimuovere il loro ingombrante, scomodo e fumoso, inquinante passato industriale. Quindi c'è un desiderio sicuramente di rimozione. Con cosa si rimuove il passato industriale? Con la crescita dei Garibaldi di Pubblica, Garibaldi Repubblica, assolutamente significativo, di una crescita più o meno controllata di grattacieli più o meno storti, perché adesso quella di moda, quelli della fiera saranno uno un po' storto, uno parecchio, se lo faranno, perché forse non lo fanno, che dovrebbero essere, come dire, il simbolo della vera modernità e della città del futuro. E anche più interessanti che hanno iniziato a fare grattacieli quando, dove avevano iniziato a fare grattacieli, stavano smettendo di farli, perché hanno capito che ci sono una serie di problemi legati a fare solo grattacieli, tanti grattacieli. Però, come vi dicevo prima, attribuire la colpa di questo grande esploit costruttivo agli interessi economici dei proprietari delle aree e degli immobiliaristi è abbastanza scontato e anche moralistico, perché mi verrebbe da dire che ognuno nella vita fa il suo mestiere, vuol dire, quindi chi il mestiere fa quello ovviamente cerca di massimizzare la sua utilità. E non c'è dubbio che comunque questi interventi un grande cambiamento l'hanno prodotto, ed è l'aumento, vedete lì, enorme che c'è stato a Milano
delle abitazioni di proprietà rispetto a quelle in affitto. Allora, a Milano, nella Milano in cui inizia il miracolo economico, solo l'8% dei milanesi è proprietario della casa dove abita. Nel 1981 si è passati al 35%, ma oggi siamo quasi al 70%. Quindi Milano si è portata su valori che sono in linea simili a quelli dell'Italia, che è il paese d'Europa dove c'è il più alto numero di proprietari di case, di gente che vive nella casa di proprietà. È stato un processo enorme ed è stato un processo, tra l'altro, che ha riguardato in maniera significativa le periferie, perché una parte rilevante di questi insediamenti industriali non erano ovviamente in centro a Milano, ma erano nelle aree periferiche. Cosa è successo nelle periferie? Lo si vede benissimo oggi a Milano. C'è una divaricazione crescente tra aree che stanno diventando sempre più degradate e che sono diventate praticamente le aree di insediamento della nuova emigrazione extracomunitaria, pensate a via Padova, per tutto il vento non via Padova, cosa sono diventate praticamente negli ultimi 10 o 15 anni, e altre zone periferiche ex industriali dove è esattamente il contrario, dove sono sorti edifici di lusso, loft e quindi un tipo di insediamento completamente diverso, per cui anche da questo punto di vista c'è un po' di schizofrenia. Come vi dicevo però prima, la politica in questo ha delle responsabilità enormi dal mio punto di vista. Perché? Perché è mancato alla politica e a chi ha governato Milano la capacità di pensare e di ripensare Milano in modo innovativo. Cosa vuol dire in modo innovativo? Andando oltre ovviamente alla costruzione degli uffici, delle residenze e di qualche servizio pubblico. Qual è il grande assente in tutto questo discorso? Il grande assente lo capisce subito chiunque qual è il grande assente. Il grande assente è un progetto dove ci sia dentro anche una dimensione di tipo culturale. Allora, vi faccio solo un esempio che è emblematico. Allora, Milano, dal punto di vista dell'arte, è una delle capitali mondiali dell'arte del Novecento. A Milano c'è il futurismo, c'è il Girolamo in Guardia, a Milano c'è Fontana, cioè, ci sono praticamente, operano a Milano quasi tutti i più importanti artisti del Novecento. Però a Milano c'è un museo di arte contemporanea, perché il parco, vuol dire, a un altro, non è un museo di arte contemporanea, è un altro. Non c'è, doveva esserci, notate bene, hanno detto adesso che tiriamo giù la fiera, facciamo questi tre nuovi grattacieli, in uno di questi grattacieli ci mettiamo dentro anche il nuovo museo di arte contemporanea per Milano. Ovviamente era nel grattacielo che hanno deciso di non fare perché non c'erano i soldi e la prima cosa che hanno levato è stata quella. Ma ancora più emblematico è stato il caso di Porta Vittoria. A Porta Vittoria, una delle cose che doveva nascere a Porta Vittoria nella dismissione della stazione, doveva essere questa grande biblioteca che doveva diventare sostanzialmente la più importante biblioteca d'Europa in termini di dimensioni, patrimonio librario, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non è stata fatta. Non è stata fatta, ma secondo me non è un caso che non sia stata fatta, perché a un certo punto è detto, vabbè, andiamo a vedere cosa hanno fatto a Milano di cose di carattere culturale, di senso più lato. Allora, a Milano, dopo il Palazzo della Triennale, che è molto bello, che è dentro al Parco Sempione, ma che è degli anni 30, di iniziative rilevanti dal punto di vista culturale e collettivo, se ci levate le sedi delle università e il piccolo teatro, non è stato fatto niente, assolutamente nulla. Allora, è evidente, e lo dico in modo un po' volutamente polemico, che se uno ha una classe dirigente cittadina che non ritiene importante trovare una sede degna di questo nome per le opere di Barra, Boccioni, Fontana e compagnia, tra l'altro stupidamente, perché dal punto di vista economico sarebbe un po', perché sarebbe un museo stravisitato, se non sono interessati a fare quello, figuratevi cosa gli può interessare di tenere un caporone industriale, una ciminiera, uno chef, niente meno, tiriamo giù tutto, che si fa molto prima. E quindi c'è una responsabilità politica forte, ma c'è anche un altro discorso più profondo, e dobbiamo concludere. Il discorso più profondo, e questo anche gli storici, cioè la loro parte
di responsabilità e se la cultura e la storia servono ancora a qualcosa. Allora, non c'è dubbio che il disinteresse che c'è a Milano per queste questioni dipende dal fatto che Milano è diventata una città, non è sempre stata così, soprattutto dagli anni 80, prima la Milano da Mere, poi la Rai, la Lega, compagnia, che dove la cultura non è sicuramente tra le priorità. Ma il fatto che la cultura e la storia non siano tra le priorità dipende anche da una trasformazione culturale molto più profonda. Allora, questo sapete meglio di me perché siete più giovani, che viviamo un'epoca che è caratterizzata dalle trasformazioni mostruose. Allora, ormai anche gli psicologi si sono messi a studiare le trasformazioni che stanno producendo le nuove tecnologie, perché sta emergendo in pochissimo tempo un tipo antropologico diverso. Cioè, io vedo mio figlio di 8 anni, i nativi digitali non sono così per finta, sono diversi. Non so come facciano, cioè lui capisce senza neanche averlo mai visto come funziona uno smartphone 10 volte meglio di quello che capisco io dopo aver letto 3 libri di istruzioni. È così. Allora, questa roba porta delle trasformazioni velocissime che moltiplicano, non c'è dubbio che sono un eccezionale moltiplicatore di possibilità, ma sono anche un eccezionale moltiplicatore di occasioni di dispersione. Allora, qual è il problema grosso per uno storico, lo dico sempre anche ai miei studenti, è che si assiste a una perdita sempre più evidente dello spessore cronologico delle cose. Perché? Perché i giovani vivono su internet, in rete, vivono, come vi direbbero i filosofi, in un eterno presente, dove tutto succede qui e adesso, in tempo reale. Per cui non è rilevante, non stiamo a dire se è rilevante quello che è successo 15 anni fa. Già quello che è successo ieri non è rilevante, perché si è dimenticato. Quindi c'è un appiattimento mostruoso sul presente che deriva dal fatto che uno è sommerso quotidianamente da un diluvio di immagini e di informazioni. È ovvio allora che se il mondo sembra, comunque è nuovo, è diverso di continuo, il passato non ha nessun interesse, è del tutto privo di utilità. Cosa serve il passato se tutto succede qui adesso, in questo momento? Invece penso che gli storici devono fare un bel lavoro, un bel impegno, ma anche secondo me divertente e significativo, è far capire alle giovani generazioni che coltivare la memoria, in realtà conoscere il passato non serve per andare all'eredità a vincere qualche decina di migliaia di euro se va bene nel quiz televisivo, ma serve perché mai come adesso è importante coltivare la memoria, perché conoscere il passato, che ve l'ho fatto vedere adesso con Milano, quello che è successo, è l'unico modo per avere gli strumenti per interpretare il presente e per navigare con una bussola in mezzo a tutto sto mare di informazioni e di notizie. Non solo se lo volesse fare anche il filosofo, è anche l'unico modo per essere veramente liberi, perché uno è libero solo se capisce il momento in cui vive, cosa ci sta a fare e cosa di buono può fare per migliorare il mondo. Quindi, cosa deve fare Milano? È il suo concreto, ovviamente, che ha Milano è che se non si recuperano comunque i legami con il nostro ieri, con quello che è successo e con la complessità dei processi che stanno avvenendo, sarà un po' difficile riuscire a pensare un futuro convincente per una città come Milano, che in realtà è di fronte a delle sfide enormi. Perché? Perché chi studia queste cose mi dice che Milano si deve ridefinire e il sistema delle eccellenze che ha Milano, che sono tante, perché c'è il sistema fieristico, il design, la moda, i media, la comunicazione, però Milano deve competere con sistemi urbani, ormai ve lo dico anche agli economisti, la competizione non è neanche più tra stati e neanche più tra regioni dal punto di vista economico, è tra sistemi urbani. Per cui Milano deve competere con Monaco di Baviera, deve competere con Londra, deve competere con Parigi, deve competere con sistemi urbani francoforte e così via. Quindi da un lato bisogna capire cosa fare, dall'altro abbiamo una realtà negativa. Qual è? È quello che è stato fatto sulle aree dismesse, perché le aree dismesse potevano essere un'occasione, come vi dicevo prima, di ripensare Milano in un modo diverso.
Invece cosa è successo? Sostanzialmente si è privilegiato il residenziale e gli uffici rispetto, tra l'altro, anche alle nuove attività produttive, quelle innovative che stavano emergendo a Milano dopo la industrializzazione degli anni 90, degli anni 70. E quindi anche queste nuove attività che stavano nascendo all'interno del tessuto cittadino non hanno avuto uno spazio dove poter essere valorizzate. Da questo punto di vista, e concludo, un bel esempio di cosa poteva essere, non è stato l'Expo. Allora l'Expo, in realtà, al di là del fatto che uno lo giudichi un successo, sono 20 milioni di persone che sono andate, 25-30, però il problema, al di là del fatto turistico e di immagine di Milano, il vero problema dell'Expo dal mio punto di vista, se uno ragiona in questi termini, è che cosa è servito l'Expo per dare un progetto nuovo a Milano, per fare delle cose nuove per Milano. La risposta è molto semplice: a niente, a poco niente, perché di fatto l'Expo poteva essere l'occasione di fare 3.000 cose, da iniziare a fare una food policy diversa da quella che c'è, iniziare a fare un discorso diverso da quello che c'è sull'educazione alimentare. Potrebbe essere un'occasione per fare tantissime cose, anche dal punto di vista della città di Milano, e di fare di Milano, da questo punto di vista, un'eccellenza. Da questo, sotto questo profilo, devo dire che non è stato fatto molto, perché manca sempre dietro questa dimensione progettuale, questa dimensione di pensiero che Milano ha un po' perso in questi ultimi anni. Va bene, detto questo concludo, perché se no parlo troppo. Se avete domande, ovviamente sono ben contento. Tra 10-15 anni vengono qua così. No, io...
proprio l'occasione del confronto sulla Francia, perché appunto c'è la questione di riuscire a valorizzare di più anche il patrimonio artistico che c'è qua a Milano, per esempio, è molto importante. Però anche lì, diciamo che ho visto una volta anche sulla TV francese, che casualmente prendevo una trasmissione in cui parlavo della grande biblioteca che c'è a Parigi, che è una della più grande. Sì. E poi i francesi hanno qualche gesto a Parigi, deve essere se la più nazionale non l'avevo mai capito, no, ma è vero. Era stato chiesto al direttore della di questa biblioteca, appunto, ma se rispetto all'Italia, perché era appunto una storia italiana, qui in che senso non era e come vedeva invece il patrimonio culturale dei bibliotecari, diciamo, italiani. E lui diceva appunto che, a differenza della Francia, il modello italiano parte su un concetto completamente diverso, cioè che in Italia ci sono tantissime piccole biblioteche che però hanno dentro un patrimonio inestimabile, hanno magari pochi libri, ma libri incredibili che loro magari si sognano anche. Quindi diciamo che secondo me non è che la questione di raggruppare tutto quanto a Parigi, magari noi dobbiamo fare raggruppare tutto quanto a Roma, lasciare dell'Italia come area che produce, diciamo, e che fa da contorno alla grande città che è Parigi, come l'idea che alla fine rimane della Francia anche da un punto di vista storico è quella. E invece c'è questo, invece secondo me è bello questo modello italiano in cui comunque un museo si deve muovere all'interno del paese, o all'interno in questo caso della città, per andare a vedere cose. Quindi credo che la questione non sia tanto di costruire magari una sala industriale, magari un enorme raccoglitore di qualsiasi cosa, tutto ciò che c'è di bello nella nostra città, in determinato anno, sicuramente. E sarebbe sicuramente un bel progetto che porterà sicuramente anche tanti soldi, perché chiaramente si concentra tutto lì e tutto andranno là. Ma riuscire a valorizzare meglio, secondo me, anche la questione di tutto quello che c'è. Se penso anche al governo di Mondra di Migliaggio, che rimane lì, questo, diciamo, questo tratto del castello, povera, non valorizzata, sicuramente anche a me piace un po' il cuore, però non penso che magari la risposta sia per forza unire tutto quanto, comunque, no, devo dire che, allora, sono l'unissima parte che, cioè, in Italia c'è veramente, allora in Italia c'è il 60% del patrimonio artistico mondiale, secondo l'UNESCO, quindi voglio dire, non è un problema di Milano. Sarebbe semplicemente di rendere più fruibile le cose che sono a Milano, perché quello che dice giusto, ma c'è un problema. Anche il turismo sta cambiando, allora i flussi turistici rilevanti saranno sempre più flussi turistici a livello mondiale e soprattutto di ricchi dei paesi che stanno emergendo, dove il viaggio tipico è già organizzato di vedere più cose nel minor tempo possibile. Questi non hanno il tempo di stare una settimana a Milano per scoprire Milano, che è bello il Museo del Castello, che è bello Brera, che è bello il Ponte Pezzoli, che è bello la Pina Ambrosiana, perché stanno a Milano mezza giornata, anche quelli che vengono per le fiere. Per cui è chiaro che se avessero un posto dove uno mette, poi mi piace mettere tutto, può anche decidere di fare un super museo con dentro 30 opere straordinarie, punto. Mi piace di mettere dentro 500. Ci mette dentro il Cristo Morto di Mantegna, ci mette dentro la Pietà Romana di Michelangelo, ci mette dentro Caravaggio, ci mette dentro 30 cose, ma basta, non avanza. Però il problema di questa roba qui è la dimensione progettuale che manca. Uno deve avere le idee e tra l'altro pensa che siccome in Italia c'è il patrimonio artistico, tutti vengono in Italia. C'è più presenza turistica degli Stati Uniti, che va bene, la Francia c'è più presenza turistica dell'Italia, la Spagna ha superato l'Italia, la Cina sta superando l'Italia, Hong Kong supererà l'Italia entro i prossimi 5 anni con presenze turistiche, l'ho detto tutto. Perché? Perché manca proprio un discorso di guidare, e tra l'altro è drammatico perché l'Italia ormai è un paese industrializzato che fuori dai settori di punta innovativi, da quali tutti i settori innovativi, può vivere solo di turismo in prospettiva l'Italia, se vuole mantenere dei livelli di reddito decente. Ma vive di turismo se sa valorizzare quello che ha, cosa che adesso riesce a fare ancora in una misura troppo piccola. Chiedo due cose, io giro così perché in realtà in parte sono d'accordo con l'intervento del ragazzo, però vengo dalla sua quando, per esempio, a Milano la Museum Garden, la Carta dei Musei,
dove dicono che ci sono X musei da visitare che fanno rete, è nata credo 6 mesi fa, cioè è stata fatta praticamente per Expo. La GAM, che è un museo secondo me bellissimo, è sostanzialmente sconosciuto ai milanesi, figurarsi a... cioè, per cui no, anch'io per, cioè, soprattutto partendo dal fatto che Milano, sono d'accordo, è una metropoli ma minuscola, perché se uno pensa alla dimensione delle altre città, un turista può prendersi una mezza giornata e vedere 5 cose, perché il centro lo attraversi veramente in poco tempo. Però se non hai strumenti per fare il sistema che ti dicano ci sono queste 5 cose meravigliose da vedere, ne vedi una e poi te ne vai. No, ma infatti sul discorso della valorizzazione, cioè sono felicissimo anch'io perché non viene valorizzato ultimamente, sta iniziando a valorizzare qualcosa qua a Milano, perché Milano si è rimasto, diciamo, con la mentalità, si lavora, esatto, si lavora, però il fatto è che io critico l'idea di farla alla francese, nel senso di condensare tutto quanto, perché in realtà la varietà, secondo me, anche di luoghi da visitare, è un discorso già che arricchisce di più il patrimonio di cose di Milano. Chiaro che poi alla fine, se guardiamo dal punto di vista meramente economico, sicuramente la riguarda tutto quanto, anche per come appena detto Reggio, con i flussi turistici che ci sono oggi, chiaramente è tipo un geniale. Sì, però il problema di Milano, che l'altro vero problema è che Milano di queste cose si è sempre abbastanza fregata, perché a differenza di altre città italiane, a cominciare da Venezia, ero anche vivono di turismo, Milano ha sempre vissuto d'altro, cioè il turismo è un accidente, se poi arriva anche il turista, tanto è vero che gran parte, se uno guarda i dati su Milano dei flussi turistici pre-Expo, è turismo legato alla fiera. La fiera vengono 5 milioni di visitatori all'anno per la fiera. È un turismo strade-elite, perché sono in gran parte buyer, quindi sono alberghi a 4-5 stelle, anche l'offerta turistica di Milano è completamente diversa dal resto d'Italia. È nella fascia alta, sono molto più gli stranieri degli italiani, perché è legato al turismo business, dove incidentalmente c'è anche questa cosa, però manca, comunque ti facevo prima l'esempio delle biblioteche, Milano c'è una grande biblioteca che è la Braidense, che sta chiudendo praticamente a fuori d'Italia, Italia, Italia, che è una biblioteca nazionale, non è una biblioteca locale che c'ha dentro 5 volumi, o il Bellini Cunavo, o il 300, è una delle più importanti biblioteche d'Italia, che per cui se il fatto di mettere insieme le cose vuol dire di salvarle, di farle funzionare meglio, i francesi hanno fatto la biblioteca, insieme alla biblioteca hanno fatto Gallicarte, questo progetto di digitalizzazione del patrimonio chiaro che è incredibile, che stanno digitalizzando decine di migliaia di volumi del 600, del 700, dell'800 che si scarica online da qualsiasi parte del mondo. Se voglio dire, vuol dire arrivare a fare queste cose, ben venga. Io però volevo fare... Scusa. No, dico, volevo fare due domande su temi che si spostano dal turismo. La prima è sul tema dell'abitare, che è un tema enorme per Milano e su cui le cose molto interessanti. Cioè, è una città dove si è costruito edilizia residenziale pubblica per un lungo periodo, che ha permesso di affrontare il problema in maniera significativa, anche se ha creato le periferie che conosciamo, eccetera, eccetera, e che però è una fase completamente finita, dove ormai esiste un abbandono del pubblico rispetto all'abitare, e che per quello che ne so sta venendo sostituito dall'housing sociale. È un tema enorme che meriterebbe due o tre lezioni, però se riuscisse a darci una descrizione di come cambia l'abitare, secondo me potrebbe essere interessante. L'altra cosa che le volevo chiedere invece era rispetto alla al passaggio sulla memoria e la rimozione della memoria. Penso per esempio agli aree Falk, alle aree dismesse di Sesto, eccetera, eccetera. Tra i motivi per cui si rimuove questa memoria del lavoro di Milano, che in realtà invece è un elemento costitutivo straordinario di questa città, c'è anche il fatto che è cambiata proprio l'antropologia del lavoro. Cioè, quella cultura del lavoro, che era anche una cultura solidaristica, che stava in una città di un certo tipo, è stata soppiantata da un tipo di lavoro completamente diverso? Allora, il problema dell'abitare è un problema complicatissimo. Quello che è successo a Milano, che in realtà, e lo si vede benissimo adesso, è stato costruito molto più di quello che servisse in realtà, perché Milano ha perso popolazione e in realtà, se uno va a parlare in giro, ci sono appartamenti vuoti da tutte le parti. Ma perché? Perché non è stato fatto un discorso
di housing sociale di questa roba qui. Cos'è che hanno costruito? Io mi ricordo quando aveva iniziato il Bicocca, all'inizio i primi ingegneri che sono venuti in Bicocca a comprarsi gli appartamenti erano 6-7.000 euro al metro quadro. Cioè il livello è quello. I Garibaldi Repubblica, dove Manfredi Cattella va in giro dicendo ah, io ho fatto il progetto insieme col quartiere, siamo tutti contenti, abbiamo conservato la stecca degli artigiani, stiamo andando qua a 20-20.000 euro al metro quadro per posto verticale. Quindi i prezzi sono quelli. Ovviamente è chiaro che si è creata un'offerta esorbitante, ma in un segmento alto, in una fascia altissima di mercato, talmente esorbitante che ormai ce n'è troppo, tant'è vero che anche il progetto della fiera che dovevano fare 3 grattacieli, ne fanno 2, e ne fanno 2 perché uno se lo piglia generale tutto intero e ci fa le portate generali, perché se no non facciamo anche il secondo. Perché ovviamente, e la domanda è quella poi alla fine, non è che si dice viene il russo ricco la lavori così, ma anche quelli, non è che poi siano 150 milioni che vengono tutti a Milano a pigliarsi la casa da 3 milioni di euro. Quindi è mancata quella dimensione lì, perché anche all'interno di questo discorso vedo anche in Bicocca le cose di edilizia convenzionata sono state poche, e poi comunque si parla sempre di edilizia convenzionata, di quella straconveniente, fantastico, 3.000 euro al metro quadro. 3.000 euro al metro quadro comunque sono sempre 6 milioni al metro quadro, per cui non è che sia tutta sta grande cosa. Per cui c'è un paradosso, da un lato servirebbero abitazioni in quella direzione, dall'altro le abitazioni che ci sono, gran parte delle abitazioni che ci sono in realtà sono in tutt'altro segmento di mercato che ha altre logiche e altre dinamiche. Per quanto riguarda invece il discorso della rimozione, è una rimozione continua, nel senso che prima quando è arrivato il miracolo economico e la città industriale si è rimosso il passato contadino, perché uno si dimentica in realtà che l'Italia era un paese che ancora nel 1950 c'era cioè il 50% della forza lavoro in agricoltura, cioè il contadino. Quindi l'industrializzazione e l'urbanizzazione di fatto hanno portato alla rimozione di un passato che era scomodo. Ma perché? Perché è sempre visto, come dire, come una cosa arretrata, il contadino poverino non che stai a zappare, più o meno istruito, che... e quindi fare l'operaio era come dire un avanzamento rispetto a fare il contadino. Come adesso uno ti dice che invece fare l'operaio, può fare l'operaio, cioè anche dove sono le fabbriche che sono rimaste, se uno va a vedere a Brescia, sono senegalesi, slavi, cioè di bresciani che lavorano nelle acciaierie bresciane ce ne saranno su 10, perché vogliono fare tutt'altro. Quindi non c'è dubbio che c'è un discorso di rimozione, tant'è vero che a Sesto, prendo la Roberta, sta facendo un lavoro molto bello di interviste per cercare di recuperare la memoria di quella che è stata di fatto una delle più importanti città industriali d'Italia. E però è difficile perché comunque già è una memoria che ormai hanno persone che hanno 70 anni, 60 anni, perché di fatto la FALC ha iniziato a dismettere dagli anni 70, poi ha finito 10 anni fa, però di fatto, ma tutta una serie di cose che per sé erano normali, lo sta facendo questo documentario molto bello, finanziato dalla cittadinanza, per esempio il suono della sera della fabbrica, che è una cosa che era assolutamente normale, cioè la vita di Sesto, i tempi della vita di Sesto erano scanditi dalla sera della fabbrica. E tu sono tutte robe sparite, che è difficile comunque riuscire a conservare la memoria, perché da un lato possono sembrare appunto che il lavoro operaio, mentre lì c'era la loro voglia del lavoro operaio, la fabbrica, insomma, l'intervista di questa è la mia fabbrica, tutte queste robe qua, adesso non c'è assolutamente più questa roba, quindi diventa doppiamente difficile. E quindi all'interno di questa cosa riuscire a conservare qualcosa anche all'interno, loro ci riusciranno probabilmente molto più di quello che è successo in Bicocca, anche perché Renzo Piano non è Gregotti, per fortuna, per cui qualcosa rimarrà, però anche una minima parte ci farà dentro la città della salute, residenze e compagnia. Sarà che non parlo per me, quindi magari scrivo delle cose, ma di tutto quello che abbiamo detto, soprattutto anche a livello di turismo, cioè le soluzioni sembrano facili, cioè nel senso pensarci, arrivare a pensare a investire sul turismo o cose del genere, cioè l'idea di partenza non è complessa, naturalmente ci sono dietro le discussioni. Perché non si è arrivati a iniziare a pensare seriamente anche ai vantaggi comunque economici che derivano per esempio da puntare
anche solo sul turismo, per esempio, valorizzare su, perché proprio qua avevamo un'assenza quasi totale di progettualità, cioè qua fai da caso, non so come dire. No, beh, il discorso, allora, non c'è dubbio che se uno pensa alla Francia, che è Parigi centrica, dove tutto è a Parigi, dove è tutto a Parigi, l'Italia è una situazione molto diversa, perché l'Italia è il paese delle 100 città e dei 1000 particolarismi, dove ognuno c'ha le sue robe e si guarda le sue cose. Il problema di Milano è che l'altro non sarebbe neanche tanto semplice fare un museo così. Perché? Perché la Pilata di Cambrosiana è la Puglia, diceva può essere la roba mia. Poli Pezzoli è privato, Brera è statale, sono tutti soggetti diversi. Per cui mettere insieme soggetti diversi è complicato, anche perché comunque per fare una roba così, come dire, collettiva, ogni soggetto deve cedere sovranità, deve volare qualcosa, che è una cosa che in Italia non vuol fare nessuno, perché ci sono, voglio dire, campanilismi secolari. Io ho questi colleghi demenziali totalmente a Pisa, che a un certo punto hanno rinunciato al finanziamento europeo perché una parte doveva andare ai Livornesi. Ha detto piuttosto che fare la lezione dei Livornesi noi non finiamo niente. Però hanno preso niente, hanno preso 200.000 euro, non è che non hanno preso 20.000 euro, perché arrivavano 200.000 euro, loro 50.000 a Livorno. Allora hanno detto no, a Livorno non guadagni niente, e quindi hanno rinunciato al finanziamento. Noi siamo in questo paese, per cui voglio dire, è chiaro che fare delle cose di sistema è un po' complicato. Poi, come dicevo prima, a Milano c'è la complicazione ulteriore, che Milano, anche nella percezione dei milanesi, come dire, non è mai stata vissuta come una città turistica. Vuol dire, mentre Venezia, voglio dire, così, Roma è così, Firenze è così. Se anche il milanese pensa a Milano, dice, ma cos'è Milano? L'ultima cosa che gli viene in mente probabilmente è una grande città turistica, diciamo, il posto dove c'è la fiera, dove ci sono le televisioni, dove c'è il terziario, dove c'è la borsa, dove c'è la finanza, ma non viene in mente questa dimensione turistica. E non c'è dubbio che in Italia sia molto più difficile che in altri posti, perché in Francia è molto più facile, c'è uno stato ipercentralista, c'è Parigi, è molto più facile. Anche le denominazioni dei vini l'hanno inventate loro, molto bene gli italiani, perché a un certo punto hanno detto il vino francese deve andare nel mondo, ci serve che l'acquirente sappia cos'è. Gli italiani ci hanno impiegato nel Chianti, sono arrivati praticamente negli anni 60 a fare la denominazione del Callonero, quando quelli ce l'avevano da 80 anni praticamente in Francia. Ma perché? Perché ovviamente c'erano quelli di fianco che non volevano, e poi hanno iniziato a dire ma com'è che bisogna ritagliare la Verde Gallonero, ci deve stare dentro Siena, non ci deve stare Siena, no, finisce a Greve, fermatevi, tu no, non c'entri niente, sei un altro Chianti, sparisci, cioè quei toscani, lasciamo stare, sono pazzeschi da questo punto di vista. Hanno discusso decenni sui confini che doveva avere l'area del Chianti, del Gallonero, del Chianti classico, con il risultato che tanto quelli mettevano in vino in giro per il mondo con la denominazione dello Chateau Margaux da 60 anni, e questi erano ancora qui quei fiaschetti impagliati di quelli che vendevano il vino del Veneto dicendo che erano Chianti. Ma perché questa è l'Italia, funziona così, ahimè. E perché è anche il bello di avere un grande passato, di avere tante tradizioni, però se uno ha un grande passato e tante tradizioni, puoi mettere insieme le cose, è difficile. E poi l'altra cosa è servono soldi. Cioè la gente deve capire, che non ha ancora capito, che investire soldi in cultura non è una questione del mecenate che deve investire perché c'ha per motivi fiscali da fiscalizzare 10 milioni di euro di utili. Investire in cultura è una cosa che rende e che funziona. Io sono stato a Bilbao e vedo Bilbao gli ha cambiato la vita. Cioè, e lui ha detto ha speso un sacco di soldi per fare il museo, per fare anche il museo e mandare lì la Getty Foundation. Hanno un milione di visitatori all'anno, non c'era nessuna Bilbao, ma c'era schifo, c'erano le ciminiere, le fabbriche, tutto inquinato, tutto nero, hanno cambiato la città nel giro di 15 anni. È costato, certo, è costato, però adesso, voglio dire, i fiuti ce li hanno. Ma va capito, è un po' difficile. Bisogna farlo capire, ci vuole del tempo. A Milano, diciamo. Beh, un esempio. Ecco, a Milano in Italia, altri centri italiani. Allora, un esempio, contro tendenza, secondo me, ma lì c'entra poco la loro abilità, c'entra il fondello di avere un grande evento a Torino. Allora, Torino è un'altra grande città industriale. In realtà è una posizione un po' diversa da Milano, perché mentre Milano è una città industriale totalmente dismessa, Torino un po' di fiaccia è rimasto, perché a Torino ce lo lascia ancora.
infatti qua la sede non ha in Inghilterra, però negli Stati Uniti, per cui prima o poi finirà. Però devo dire che Torino, per esempio, è un esempio di come si può utilizzare in modo intelligente un grande evento. Allora ha avuto le Olimpiadi invernali, nel 2006, a partire dalle Olimpiadi invernali hanno disegnato Torino, ma disegnare Torino non vuol dire soltanto che ci hanno fatto la metropolitana che non avevano, perché anche a Milano per adesso hanno fatto la Lilla, adesso la Cina. Ma hanno fatto tutta una serie di cose, hanno rimesso al posto la volante negli anni, hanno fatto il uso del cinema, hanno fatto il uso dell'automobile, hanno risistemato la città. Cioè il risultato è che Torino, che è una delle città più tristi, veramente era una città più tristi che c'erano in Italia, se non ci andava, quindi ci ha cambiato completamente faccia. Cioè Torino è diventata, si è diventata una grande città turistica, piena di locali, piena di vita, ci sono un sacco di ristoranti, tre stelle, tre forchette, e gli aperitivi. E una volta, io se mi ricordo Torino, c'era il Museo Egizio, dove andavo in città, all'elementare, a vedere il sarcofago, la mole che era chiusa a fine di Torino. Cioè è completamente cambiato tutto. Ecco, vedete, cambiato tutto a livello, perché? Perché hanno investito, loro hanno avuto le Olimpiadi, hanno avuto un sacco di soldi per le Olimpiadi invernali, un po' li hanno buttati via, ma gran parte li ha spesi bene. E ovviamente adesso raccolgono i frutti. Da quel punto di vista di Expo poteva essere una grande occasione, però alla fine cosa resterà dell'Expo? Adesso bisogna vedere se c'è l'università statale, sarà dell'Expo, come dovrebbe andarci, allora lì cambiano le cose. Però per adesso non si capisce bene ancora cosa lascerà l'Expo a Milano, al di là dei milioni di visitatori che sono venuti di questa cosa. No, gli esempi positivi ci sono sicuramente. Poi ci sono gli esempi negativi, dall'altra parte, per me l'esempio negativo maggiore è Venezia. Perché? Perché Venezia è il posto peggiore al mondo nel rapporto qualità-prezzo. Ma perché? Perché è una città che tanto vive di rendita, sa che se anche gli alberghi fanno schifo, sono brutti, sono dentro paie e costano 300 euro, la gente ci va lo stesso, perché se andare a vedere Venezia ce ne abbiamo qua. E quindi loro non fanno niente, cioè i veneziani sono proprio veramente da casa in posizione di rendita, dove non muovono un dito per migliorare l'offerta turistica, per rendere più accogliente Venezia, perché non gliene frega nulla, non gliene frega assolutamente nulla, perché tanto sanno che la gente ci va comunque, perché Venezia è Venezia, perché uno a Venezia ci deve andare, se ci va, va, anche se gli alberghi costano tanto, se i vaporetti si scontrano tra di loro, se uno si trova a notare il canale grande, così via, perché tanto la gente ci va comunque. Allora a Milano, dal punto di vista turistico, se uno pensa a Milano come meta turistica, non è in questa posizione. Non ha la posizione di Roma, la posizione di Venezia, che comunque la gente ci va comunque a prescindere per quello che c'è dal punto di vista del patrimonio artistico o dell'eccezionalità della città come Venezia. Milano, se vuole i turisti, se vuole diventare una città turistica, se li deve conquistare. Già adesso è stato importante, perché un sacco di gente che è venuta anche dall'estero per l'Expo si è resa conto che Milano è anche una città turistica e poi sarà anche una città turistica. Però, come dire, è solo l'inizio, se uno vuole puntare in quella direzione. Prima facciamo riferimento rapido, se non sbaglio, alla diversità nel sviluppo delle periferie tra Torino, Milano e, se non sbaglio, Roma. Sì. Vorrei, se possibile, se potessi approfondire un minimo questo discorso e spiegare. Beh, la differenza, uno dice, ah, Quarto Giara, Prato Soglio, che schifo, vai al Cordiale, a tua Bella Monica, poi vedi cosa è la periferia degradata. Cioè non c'è paragone, cioè le periferie di Milano comunque a parità di periferia, non c'è paragone rispetto alle periferie di Roma, rispetto alle periferie di Torino. È un altro mondo comunque, chiaro, non è il centro di Milano. Ma a Milano, tra l'altro, l'immigrazione non ha prodotto anche, come dire, i problemi di integrazione che sono stati a Torino. Io me li ricordo, cioè, negli anni 60-70 a Torino le case con fuori le scritte affitta si non ha meridionali e queste robe qui. Cioè a Milano queste robe non sono mai state, perché Milano nel suo DNA è sempre stata comunque una città che è vissuta dei flussi migratori, ma già dall'età moderna, quelli che venivano a lavorare dalle valli circostanti, gente che andava e veniva, quindi c'è una dimensione rispetto a chi viene da fuori completamente diversa rispetto a quella che c'è a Torino o quella che c'è appunto anche a Roma per certi versi. Quella che è importante secondo me è comunque tutti questi processi, queste trasformazioni, capire anche quello che sta
succedendo, perché dico perché la storia è importante, perché tutti questi processi in realtà sono dei processi storici. Una delle cose che sto facendo adesso al di fuori dell'università, perché io ritengo e continuo a ritenere che alla fine finché gli universitari rimangono dentro le universitarie non serve granché. Cioè penso che comunque gli universitari devono mettersi a fare anche altre cose. Allora, due delle cose che sto facendo, una vabbè, non riguarda la città ma riguarda gli strumenti, è che ho costruito, finanziato da Wikimedia Swiss, il portale di Wikipedia di storia delle armi. Perché? Perché usiamo Wikipedia, che schifo, che orrore, perché lui è il docente che va. Allora, il vero problema invece che c'è Wikipedia, che sta investendo delle cifre mostruose, è esattamente quello, visto che ormai è uno strumento strautilizzato, di costruire delle voci che siano scientificamente attendibili e valide. E ha bisogno di gente che lo sa fare, non può farli prima che passa. Perché quando abbiamo presentato questo progetto, e loro ci hanno dato 40.000 franchi svizzeri perché in 2 anni mettessimo in piedi questa roba, e che sta andando avanti, e che ovviamente è raggiungibile da molte più persone rispetto a quelle che uno può raggiungere nelle aule universitarie. L'altra cosa che sto facendo, che sta partendo, ma che è fatta tra l'altro col mondo del terzo settore in modo un po' variegato, e tra l'altro fatta con chi si sta occupando della food policy a Milano in modo innovativo, è quella della realizzazione di uno strumento partecipato, per cui stiamo pensando a una fondazione di partecipazione, per fare che cosa? Un historical registry di Milano, cioè praticamente uno strumento online di tipo storico su Milano, che utilizza tutta la documentazione che c'è, di mappe, e non solo di mappe, per costruire che cosa? Per costruire uno strumento che consenta ai cittadini di conoscere veramente la loro città, come si è trasformata, come è cambiata, e che consenta tra l'altro di fare che cosa? Di fare conoscere e di mettere a sistema tutta una serie di lavori che sono stati fatti incredibili e che nessuno conosce, o che conoscono i 50. Allora, una delle basi di partenza di questa cosa qui è la tesi di dottorato che ha fatto una dottoranda francese che adesso è mentre confermata a Tours, che a Bologna, che ci ha impiegato 6 anni, perché le tesi francesi non sono come quelle italiane, tendono all'infinito, perché hanno tutto il tempo che vogliono. Cosa ha fatto? Ha preso il catasto teresiano, quindi il catasto urbano di Milano del 1760, e l'ha georeferenziato. Allora, ha georeferenziato il catasto del 1760 e ha prodotto delle mappe straordinarie su qualsiasi cosa, perché una volta che uno ha messo dentro i dati e georeferenziato, cioè dove abitavano queste famiglie, qua c'erano gli spazi verdi a Milano, e via fuori. Allora, questa cosa qui, la nostra idea è esattamente di farla. Nel lungo periodo ci abbiamo già un sacco di database, c'è uno studioso che è cattolica, che ha lavorato sul naming delle vie, e quindi come cambiano i nomi delle vie di Milano dal Risorgimento in poi, e anche quello si può georeferenziare. Ci sono gli amici architetti che hanno fatto quel lavoro sugli edifici, e quindi come cambia il costruito nel corso del tempo a seconda delle zone. Ma soprattutto questo, la nostra idea è che dovrebbe essere uno strumento aperto dove chiunque ha informazioni da dare, ovviamente validate scientificamente, può partecipare, a un modo di coinvolgere le scuole, di coinvolgere gli studiosi locali, un sacco di soggetti, per creare uno strumento che ha un'utilità pratica enorme. Perché la gente non si rende conto, ma la conoscenza, le informazioni hanno un significato economico enorme. Un investitore che viene da fuori per investire a Milano vuole conoscere dove investe. E chi gli spiega come era quella zona, quali sono i punti di forza, di debolezza, come è voluta, cosa si può fare, cosa non si può fare? Solo qualcuno che queste cose le conosce. Se no, ovviamente uno viene e fa degli interventi decontestualizzati, come sono stati gran parte degli interventi che sono stati fatti. Quindi penso che la storia possa veramente dire tanto anche oggi. Ovviamente magari con strumenti nuovi, perché no, ovviamente cambia il mondo, perché non devo cambiare gli storici, però ovviamente con le metodologie e le caratteristiche che contraddistinguono gli storici. Io farei un gesto di solidarietà nei confronti del professore, che non sia all'ottava ora di lezione. Ma non è un problema, domani ne ho altre 6. No, però
Se ci sono altre domande, volentieri. Altrimenti lo ringraziamo e lo congediamo. E grazie a voi. Come sempre, se avete appuntamento settimana prossima, sempre alle 16:30, ricordatevi una firma prima di uscire e grazie mille, alla prossima settimana.